La prevenzione salva la vita, lo hanno ribadito alla ODI nella sede della provincia i promotori della campagna di prevenzione del tumore al seno, la malattia cancerogena più diffusa tra le donne. Come ha osservato Salvatore Gioia, direttore generale dell'azienda sociosanitaria Lodigiana, l'ente continua ad investire risorse per prevenire l'insorgenza di tumori sia tra le donne che tra gli uomini. Solo nel settore del tumore al seno si è passati dalle 9.000 visite dell'anno scorso alle oltre 10.000 dei primi 10 mesi di quest'anno. Per avvicinare il maggior numero possibile di donne alla cultura della prevenzione, la LILT, la Lega per la lotta contro i tumori, presente con la sua presidente Bianca Groppelli, ha deciso di avviare una campagna mirata in tre comuni del territorio. Un apposito camper sarà presente venerdì 20 ottobre a Castiglione d'Adda, sabato 21 ottobre a Casal Pusterlengo e domenica 22 ottobre a Zelo Buonpersico. Sul camper, come ha spiegato Sara Negri, saranno presenti medici ed infermieri che, con ecografo e mammografo di ultima generazione, sottoporranno le donne che lo vorranno ai controlli mammografici. L'invito per tutte le donne è ad approfittare dell'occasione. Non capita tutti i giorni di avere a disposizione sotto casa operatori e apparecchiature per la diagnosi precoce del tumore al seno.